Un breve video per parlare delle lenti PC e Fresnel applicate ai fari teatrali, perché queste lenti hanno anche altre applicazioni, ma a noi interessano le lenti PC e Fresnel applicate ai fari per teatro. Tanto legate ai fari teatrali che spesso questi vengono chiamati proprio in alcune circostanze, da alcune tribù, in alcune regioni, proprio col nome di PC o Fresnel. Passami quei due PC, puntami quel Fresnel. In realtà si chiama faro teatrale e PC e Fresnel è il nome della lente che hanno a bordo. Faro teatrale sappiamo che è indispensabile in teatro, ma ne parleremo in un prossimo video, ne abbiamo già parlato, ne riparleremo in un prossimo video assieme agli importantissimi fari ellissoidali, questo per gli appassionati di luce teatrale. Rimaniamo invece sulla lenti PC e Fresnel e vediamo quali sono le differenze. Prima di tutto vediamo perché c'è bisogno di lenti sui fari teatrali famosi per la loro luce morbida. Beh, proprio per questo, per convogliare la luce, per pettinare i raggi di luce emesse una volta dalla lampadina e adesso dal LED, per pettinarlo e non sputazzarlo fuori come fanno gli altri fari privi di lente. Gli ellissoidali vedremo che avranno doppie lenti. Questo produce una luce molto più controllata e morbida. E cosa ancora più importabile, controllabile in qualche modo. PC e Fresnel. PC sta per piano convessa, quindi è una lente che, come è facile intuire e ricordare, da un lato è piana e dall'altra è convessa, applicata davanti al faro fa il suo lavoro. Fresnel, che in realtà si dovrebbe dire Fresnel, perché chi l'ha inventata è un tale Augustin Fresnel, un francese che le adottò per i fari, proprio per i fari veri, quelli marittimi. È una lente che è stata inventata proprio per ottenere un risultato che tra un attimo vedremo, cercando però di non avere una lente estremamente grossa, spessa e soprattutto pesante, cosa molto importante per i nostri fari, scalando opportunamente una grossa lente e facendola diventare una lente a gradini, come vedete in questa foto. Entrambe, abbiamo detto, convogliano i raggi di luce in un modo... Io ho detto pettinato, diciamo che li rendono i raggi di luce quasi paralleli, non esattamente paralleli, leggermente divergenti, ed ecco perché la luce risulta particolarmente morbida, mai dura e cruda come un faro che si può mettere esattamente a fuoco, ma non incontrollata come in un faro che non ha ottiche. Ma la cosa interessante penso che sia qual è la differenza fra i due. Beh, allora diciamo che la lente piano convessa, che in realtà è molto usata in Europa, in America è quasi assente, produce una figura luminosa, un bollo di luce, prima che venga sagomata eventualmente dalle alette paraluce, un bollo di luce diciamo particolarmente uniforme, morbido, con il bordo molto morbido. Quindi non netto come un occhio di bue, ma abbiamo detto sfumato. La lente di Fresnel è un po' un'esasperazione di questo concetto. Se all'interno, se al centro la luce è ancora abbastanza concentrata, un po' come la piano convessa, immediatamente però dal centro verso l'esterno comincia a degradare in modo molto morbido per avere poi un bordo estremamente sfumato, estremamente morbido. Quindi la luce del faro di Fresnel è più morbida, diciamo, di quella del piano convessa, che è leggermente più dura. Entrambe adattissime al teatro, la Fresnel però diciamo che forse è un pochino più versatile. Qual è meglio? Non ve lo so dire, dipende dalle consuetudini che ognuno ha, ogni datore luci è abituato ad usare i suoi strumenti e li utilizzerà al meglio sebbene li conosce. Dovendo partire da zero, io sinceramente sceglierei la Fresnel per tanti motivi. In primo luogo perché ormai quasi tutti i fari a LED utilizzano lenti di Fresnel, perché... per tanti motivi, ad esempio perché è più leggera, ultimamente è diventato più economica produrla, e perché esalta la caratteristica tipica dei fari teatrali, cioè questa luce morbida. La scalinatura della lente ci fa intuire che i raggi di luce non saranno sempre paralleli, arriveranno sempre nello stesso posto, ma un pochino divergenti, non facendo ombre nette. Ma comunque starà all'utilizzatore scegliere l'una o l'altra ottica davanti al proprio faro teatrale. Se non vi fosse chiarissima l'effetto della lente di Fresnel, immaginate di vedere da una nave un faro di quelli che ci sono sui porti. Lo vedete da lontano mentre il suo fascio di luce passa davanti a voi e non vedrete un astrobo che si accende e si spegne, tipica di un fascio di luce parallelo, ma vedrete la luce che va in assolvenza e poi in dissolvenza, quindi la figura luminosa che passa davanti a noi aumenterà, raggiungerà un massimo e diminuirà. Perché è stato fatto questo dal signor Fresnel? Proprio perché i fari avevano l'esigenza di essere visti, certamente, ma non come luce stroboscopica, ma con una dinamica che ne facesse capire la direzione e addirittura la distanza. Questo è uno dei motivi per cui è stata sviluppata questa lente, che spero adesso vi risulti un pochino più chiara.
Per approfondire molte, non tutte, le tematiche che riguardano l'illuminazione teatrale, potrete iscrivervi o comunque seguire il canale di www.audiolucistore, che è il canale divulgativo del sito, guarda caso, www.audiolucistore, che si occupa di illuminazione in generale e teatrale in particolare. A presto!